Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Come promesso oggi vi parlerò del libro Esse o La nave di Teseo. Adesso non l'ho qui materialmente con me perché me lo sono dimenticato in negozio, comunque tanto avrò modo, insomma girerò un'altra parte di video dedicata all'interno del libro e quindi lì lo vedrete nello specifico. C'è da dire soltanto un paio di cose prima di passare appunto ad osservare come è fatto il libro all'interno. La prima è che il libro innanzitutto si chiama in realtà Esse ed è scritto da Doug Durst, se non mi sbaglio, su un'idea di J.J. Abrams. J.J. Abrams, lo conoscerete tutti, è il creatore di Lost, della serie televisiva che ha tenuto milioni di persone incollate allo schermo, me compresa, insomma. Quindi ecco, già la premessa era allettante riguardo a questo libro. Poi, come vedrete dopo, insomma, il libro si trova all'interno di un cofanetto con appunto una S disegnata davanti e apriamo il cofanetto con una fascettina, insomma, che è sul davanti, e all'interno troviamo il libro che invece si chiama La nave di Teseo, scritta da Straka. Chiaramente il libro non è vero, insomma, che è stato scritto da questo Straka. Chiaramente gli autori, come abbiamo detto, sono questo Doug Durst e J.J. Abrams, che però hanno praticamente inventato che appunto il libro La nave di Teseo fosse stato scritto da questo Straka e che fosse un libro che si trova in biblioteca. Ecco, quindi dopo vi farò vedere anche cos'è che lo rende un libro da biblioteca, tutti i timbri delle varie volte in cui è stato preso in prestito, eccetera. Insomma, è ideato come un libro vecchio e un libro usurato e quindi usato da diverse persone. Allora, perché ho voluto fare questo video dedicato a questo libro? Il libro in realtà è molto conosciuto, però io ho guardato un po' su YouTube per vedere se ne avessero parlato adeguatamente, ecco, e in realtà ho trovato prima di tutto pochi video che parlano di questo libro e oltretutto la maggior parte sono unboxing, quindi praticamente le varie persone fanno vedere che appunto gli è appena arrivato il libro, danno una sfogliata veloce, fanno vedere cosa c'è dentro, però in realtà si parla ben poco del vero contenuto e di come effettivamente l'idea di J.J. Abrams sia stata messa in atto. È per questo quindi che ho voluto fare questo video, che spero vi tornerà utile perché è un po' più completo. Infatti prima vi faccio un paio di premesse, poi vi farò vedere all'interno del libro che cosa c'è e poi successivamente vi darò la mia opinione una volta terminato il libro, perché alla fin fine io l'ho letto, ho letto tutto e posso dirvi che cosa ne penso, se per me è scritto bene, se l'idea alla fine è stata vincente. Allora, partiamo appunto dalle premesse. Il libro, appunto, come vi ho detto, è un libro di biblioteca all'interno del quale però troviamo diverse annotazioni. Proprio a margine della pagina, poi dopo tanto lo vedrete. Praticamente ci sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che si chiamano Eric e Jennifer. Eric è un ragazzo che è un ricercatore, quindi è già laureato, e ha dedicato gran parte dei suoi studi appunto allo studio di Straka. Straka è questo autore appunto della nave di Teseo e di altri, non mi ricordo se 19-20 libri, ma è un autore molto oscuro. In realtà non si sa di preciso che sia, anzi ci sono diverse supposizioni sul fatto che questo Straka possa essere in realtà un'altra persona e che quindi il nome sia un nome di fantasia, e addirittura proprio nella parte iniziale del libro, nell'introduzione scritta da colui che poi era il traduttore, c'è proprio scritto che appunto Straka veniva associato a vari soggetti realmente esistiti che appunto si pensava potessero essere lui, però molti di questi avevano alcune caratteristiche che potevano corrispondere a quest'autore Straka ed altre no, e quindi nessuno ha mai risolto il mistero. Ecco quindi che entra in gioco questo Eric, il quale studiava appunto La nave di Teseo e gli altri suoi libri per riuscire a capire chi fosse. Lui ha fatto delle piccole annotazioni che sono le uniche a lapis, quindi sottolineature e delle frasi scritte in piccolo, che sono appunto le prime annotazioni presenti sul libro. Jennifer invece è una ragazza che frequenta l'università e si deve laureare e lavora in biblioteca. Lei trova il libro, trova appunto queste prime piccole annotazioni e decide di rispondere perché si fa anche lei, diciamo, incuriosire da questo mistero.
Il ragazzo successivamente riprenderà di nuovo il libro e così daranno il via ad una serie infinita di comunicazioni di botta e risposta proprio ai margini del libro. Distinguiamo i due dal tipo di scrittura, perché il maschio scrive sempre, Eric scrive sempre in stampatello, mentre lei scrive sempre in corsivo. Inoltre distinguiamo più o meno dei piani temporali, cioè quello che è stato scritto prima e quello che è stato scritto dopo, in base al colore delle penne, che cambia. Quindi ci sono dei colori che noi distinguiamo come le prime annotazioni ed altre invece che sono venute dopo, quando erano già state fatte alcune scoperte. Inoltre abbiamo un traduttore, che è colui che ha scritto l'introduzione del libro e che poi ha scritto le note a piè di pagina. Che cosa scopriamo? Scopriamo che la maggior parte di queste note sono in realtà fasulle, nel senso che danno informazioni sbagliate, tanto che Eric e Jennifer cominciano ad indagare proprio sul significato di queste note, perché capiscono che scrivendo appunto cose totalmente inventate, in realtà c'è un messaggio segreto dietro che deve essere decifrato, e quindi cominciano le loro speculazioni su chi potesse essere Straka, analizzando uno per uno i vari personaggi che appunto potevano essere lui, che diciamo si diceva fossero il vero Straka, analizzando passo per passo le loro vite, dove si trovavano, in quali anni, che hanno conosciuto, e indagando anche su documenti che riescono ad avere anche grazie soprattutto ad Eric, che appunto ha delle conoscenze essendo anche lui un ricercatore, nonostante sia stato allontanato dal professore che lo seguiva e che l'abbia insomma un po' allontanato appunto dal progetto, ecco, però lui continua comunque a indagare. Le note, devo essere sincera, sono un po' confusionari, nel senso che la prima volta che ho sentito parlare di questo libro, la ragazza che appunto ha dedicato il video a questo libro diceva ci sono alcune persone che dicono di leggere tutto il libro in una volta, quindi leggere sia il libro vero e proprio, La nave di Teseo, che le annotazioni insieme, oppure altri invece che dicono di leggere prima il libro La nave di Teseo e poi rileggere da capo aggiungendo appunto le varie annotazioni. In realtà chiaramente dopo averlo letto si capisce qual è il vero modo di lettura. Non va assolutamente divisa, non vanno divise le due parti della storia, nel senso che man mano che si legge La nave di Teseo bisogna anche leggere le annotazioni che sono a lato. Ma questo perché? Semplicemente perché le annotazioni sono mischiate, nel senso che non è detto che la prima nota sia la prima annotazione sia nella prima pagina, la seconda proprio in senso temporale sia nella seconda, la terza nella terza. Ci sono delle volte che anche delle note scritte dello stesso colore, quindi nello stesso giorno, prima si sia scritta magari una nota a pagina 180 e poi una a pagina 3. Quindi sarebbe un lavoro estremamente lungo e difficile per il lettore riuscire a ricostruire tutta proprio la sequenza temporale delle note, tanto che appunto ci troviamo costretti in un modo o nell'altro a leggere alcune note prima, anche se sono state scritte appunto successivamente. Credo che questo fosse proprio un intento specifico dell'autore e appunto dell'ideatore del libro, perché noi ci sentissimo effettivamente un po' confusi, come è giusto che sia, perché appunto i due ragazzi a un certo punto si incontrano, quindi fanno anche riferimento nel libro a cose che si sono detti, a cose che hanno visto e alle quali noi non abbiamo potuto ovviamente partecipare. Quindi diciamo, secondo me è voluto che il lettore non capisca tutto, ci sono tanti nomi, ci sono tante date, se effettivamente volessimo avere una visuale completa del libro dovremmo fare uno studio molto approfondito, mettersi a tavolino appunto e appuntarsi tutte le date, tutti i nomi, tutti gli eventi, che alla fine risulta anche un po' rovina un po' la lettura, ecco, secondo me. Inoltre leggere questo libro è estremamente lento, perché chiaramente leggendo La nave di Teseo ci dobbiamo fermare ogni poco, praticamente ogni pagina, per leggere appunto le annotazioni riferite a quella tale frase che viene sottolineata. A volte sono annotazioni relative appunto all'indagine che i due stanno facendo, in altre volte sono semplicemente delle note attraverso le quali loro si conoscono, parlano di sé. E quindi niente, chiaramente è rallentata, tanto che molto spesso ho sentito dire che la storia, La nave di Teseo, non era piaciuta molto, ecco, in realtà secondo me è un po' rovinata dal fatto che dobbiamo interrompere continuamente la lettura, ma in realtà la storia è estremamente avvincente.
Io spero di aver detto tutto più o meno, anche perché se mi sono dimenticata qualcosa poi ve lo dico quando vi faccio vedere il libro e tutto ciò che esso contiene. Quindi niente, vi lascio allo spezzone dell'interno del libro. Ovviamente se già sapete che cosa c'è potete saltare un pezzo di video e andare direttamente alla mia recensione. Ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, allora il libro è questo qui, si presenta in questa maniera, con appunto questa S insomma disegnata sopra. In realtà questa è una custodia che contiene appunto il libro. Qui vedete c'è una fascetta, ecco, che deve essere tagliata, comunque strappata, per poter aprire il libro. Il libro inoltre, come vedete qui, ha il simbolino, praticamente il bollino della biblioteca, per far capire che appunto è un libro da biblioteca. Una volta estratto dalla custodia, il libro si presenta in questa maniera, quindi c'è questo disegno che è in rilievo, in realtà insomma toccandolo lo sentite, la nave di Teseo scritto da V.M. Straca. Un'altra cosa che fa capire da subito, ve la faccio vedere, che si tratta di un libro di biblioteca, a parte appunto le macchioline, sono proprio tutti questi timbri, che sono appunto i timbri fatti via via che il libro è stato prestato. Poi anche questo è uno degli attrezzini che servono per decifrare alcuni indizi. Comunque noi partiamo, apriamo il libro, che appunto, come vi ho detto, vi ho fatto vedere anche prima, risulta tutto ingiallito ai bordi, perché come vi ho detto deve essere proprio far vedere che è usurato. E appunto vi troviamo tutte queste scritte, questi appunti che partono proprio dalla primissima pagina. Questi sono i libri che sono stati scritti dall'autore Straca e niente, qui insomma abbiamo un po' di comunicazione tra i due. Il libro comincia, quindi ci sono questi, prima c'è questa introduzione fatta dal traduttore appunto, e niente, e lui ci parla un po' di Straca e del fatto che sia un autore insomma pieno di mistero, e troviamo già il primo inserto. In questo caso sono due fotocopie, una se non ricordo male dovrebbe essere un'altra in lingua e l'altra in italiano. Comunque troviamo i primi indizi che si scambiano i due. Ecco, volevo farvi vedere fin da subito come si fanno a riconoscere le varie fasi temporali. Ecco, vedete quando ci sono sottolineature o segni a lapis, e quindi vedete come in questo caso qui, queste sono le primissime i primissimi segni fatti da Eric, mentre tutto il resto sono venute dopo e cominciano appunto le comunicazioni tra i due. Abbiamo, come vedete, sottolineature, rimandi ad altre pagine, e qui, ecco, per farvi capire, c'è la scritta in corsivo e in stampatello, che sono di due ragazzi, e queste sono le prime. Qui, nel momento in cui viene cambiato colore, invece, chiaramente, siamo in un altro momento, siamo un pochino più avanti nel tempo. E tante annotazioni ci sono anche relativi alle note. Ecco qua, queste sono le note del traduttore. Ora in questo caso sono note alla sua nota, però una volta che è proprio cominciato il libro, La nave di Teseo, troviamo anche altre note. Ecco, per esempio, faccio un esempio, questa qui, dove appunto c'erano stati fatti degli appunti e poi i due ne parlano intorno. Il libro, come molti di voi sapranno, è cospazzo di questi indizi. Sono fotocopie, come in questo caso qui, oppure possiamo trovare, vediamo, ecco qua, ritagli. Questa è proprio una pagina del giornale della scuola, allora del college, se non dell'università, ecco, sì. Però per farvi capire, c'è l'articolo principale, che è quello che serve a noi, ma questo è fatto come se fosse totalmente veritiero, quindi anche sul retro ci sono altri articoli, pubblicità, quindi è reso proprio come se fosse effettivamente un ritaglio vero di giornali, di un giornale realmente che esiste realmente. Anche qui abbiamo altri indizi. E abbiamo delle cartoline che sono diverse, tutte provenienti dal Brasile, e in un capitolo, se non mi sbaglio, insomma, ci sono tutte queste cartoline. Ecco, per esempio, con un'altra, ed è per questo che io vi dico che il libro, e tutti dicono che il libro va letto su un tavolo, perché non bisogna rischiare che cada tutti i vari pezzi da dentro. Il più bello di tutti, che poi è chiaramente anche il più famoso, il tratto più famoso, l'inserto, ecco, più famoso, è questo qui, che è un tovagliolo. Cioè i due il ragazzo, se non mi sbaglio, scrive, disegna una mappa
su un tovagliolo. Cioè, questo è veramente un tovagliolo, se lo toccate vi potreste pulire la bocca su questo. Quindi, insomma, per capirsi, effettivamente fa capire che questo ragazzo aveva evidentemente a disposizione questo tovagliolo e ha usato questo per scriverlo, per scriverci qualcosa. Niente, poi il libro, come vi ho detto, è pieno di queste note appunto di altri colori che danno capire, per esempio, ecco, vedete, questo è arancione e verde, qui addirittura siamo a rosso e viola, che sono quelle ancora successive, ma sono tutte chiaramente mescolate, quindi non è possibile, o è molto difficile, anche se credo sia possibile, ritrovare l'ordine esatto delle note. Inoltre, come vediamo anche qui, quando non c'è spazio le scritture diventano un pochino più piccole, insomma è reso veramente veramente bene. I due inoltre parlano tra di loro tramite le note, ma quando lo spazio al lato della storia non basta, allora ecco che entrano in scena i fogli dove i due si raccontano, parlano di sé e si scambiano diciamo racconti di vita. Ecco, per esempio anche questo è un bel malloppino di fogli dove lei racconta a lui una cosa che ha vissuto, ecco, che ci chiarisce un po' anche chi siano effettivamente questi personaggi. Niente, quindi appunto anche questa è una fotografia stampata su carta fotografica, è per questo che vi dico che è curato, perché non c'è niente veramente che non potrebbe essere vero. Cioè, se io va a finire che se spaccio questo libro come veramente uscito da una biblioteca e come se effettivamente questi due ragazzi si fossero scambiati queste cose e fosse unico al mondo questo libro, nessuno potrebbe non crederci, perché effettivamente sembra, ecco. Niente, questo per farvi capire un po' come è strutturato dentro. Ci sono i capitoli, appunto questa è la storia principale con i suoi capitoli, le sue note, che ora in questo caso non c'è, però ecco le sue note, fatte dal traduttore, che sono indizi, e niente, va verso insomma la conclusione. E mentre appunto la parte intorno è tutta un'altra storia, è tutti altri personaggi, e si intersecano un po' le due realtà. Niente, questo è praticamente il video per farvi capire di che cosa si tratti, insomma, quando parliamo della nave di Teseo, cosa abbia di veramente, veramente particolare. E adesso, niente, vi saluto e passiamo alla recensione del libro. Bene, eccoci qua. Dopo aver dato un'occhiata all'interno del libro, vi dico un po' che cosa ne penso io. Allora, La nave di Teseo è una storia fantastica, è una storia d'avventura, il cui protagonista è un uomo che si chiama S, non sapremo mai il suo nome completo, un uomo che appena inizia il libro si scopre che lui praticamente esce dall'acqua, arriva ad un porto, ad un molo e in un villaggio, e non si ricorda assolutamente niente di sé, non sa chi è, non sa come si chiama, non sa perché sia finito lì, non si ricorda niente. Entra all'interno di una taverna dove vede una donna con la quale comincia a parlare, ma viene interrotta perché viene rapito dalle persone e portato su una nave. Poi successivamente, insomma, le avventure che passerà quest'uomo saranno innumerevoli, perché lui praticamente si ritroverà ad eseguire un compito che non, diciamo, non è che non viene obbligato ad affrontare, ma è l'unica scelta possibile, perché appunto lui non ricorda chi è, mentre gli altri sembrano saper sempre che cosa lui debba fare in quel momento e che cosa sia destinato a fare. Non vi voglio raccontare la storia nei minimi dettagli, perché effettivamente è una bella storia, una bella idea. Comunque vi dico solo che quest'uomo praticamente si trova a vivere in un mondo che è praticamente governato da un grande dittatore, che è riuscito ad assoggettare quasi tutti gli stati mondiali che sono al suo servizio, e lui perché grazie all'invenzione di delle armi molto particolari, particolarmente distruttive e potenti, che gli hanno permesso di essere appunto un po' a capo del mondo. Ci sono poi una serie di agenti che sono al suo servizio, al servizio di quest'uomo, e che trattano la popolazione come appunto degli schiavi. Il popolo non è più libero di pensare liberamente, di fare ciò che vuole, anzi viene degradato, molto spesso vive in povertà, viene tenuto all'oscuro di tutti quelli che sono le grandi decisioni politiche, e molto spesso viene giustiziato senza bisogno di un grande processo, di una grande indagine, ecco. Quindi insomma abbiamo quella che è tipicamente una dittatura, noi l'abbiamo vista nel mondo in piccolo, e questa è immaginata a livello globale. Il ruolo di quest'uomo sarà appunto intervenire, cercare di contrastare questa dittatura, non vi dico come,
e comunque lui alternerà periodi sulla terraferma e periodi su questa nave, popolata da esseri molto particolari, che sono, hanno le labbra cucite, hanno proprio un filo nero che trapassa le labbra e loro comunicano tramite dei fischietti. I due ragazzi che vi ho detto, di cui vi ho parlato prima e che parlano appunto ai lati del libro, indagano non soltanto sulle note del traduttore ma anche sui vari personaggi messi in scena da Straka in questo libro, cercando di trovare una somiglianza con personaggi reali e capire che cosa Straka appunto avesse voluto dire, che cosa avesse voluto raccontare veramente. La storia in sé per sé appunto della nave di Teseo per me è una bella storia, si, se letta tutto d'un fiato si legge anche velocemente e poi effettivamente è, fa riflettere, ecco. Uno dei principali temi affrontati, a parte appunto quello della dittatura, della ribellione, della libertà di parola e di pensiero, in realtà una delle cose principali è il cambiamento dell'uomo, ovvero l'uomo è... cambia durante la propria vita, inevitabilmente, quindi ci sono degli agenti esterni, degli agenti interni che interferiscono sul suo modo di essere, il suo modo di pensare, il suo modo di agire, ma in realtà rimaniamo alla fin fine sempre noi. E questo messaggio ci viene mandato appunto dalla nave, da questa nave di Teseo che viaggia per anni ed è deve scontrare con armi, con tempeste, con uragani che la distruggono e viene però sempre ricreata. Questo personaggio guarda la nave e dice: non c'è più un singolo pezzo della nave che sia originale, diciamo, che sia quello appunto che c'era originariamente, però io riconosco che è quella, è la nave, è la mia nave. E così siamo un po', ecco, anche noi persone che possiamo cambiare sia fisicamente che appunto interiormente, ma alla fin fine l'essenza rimane sempre quella, siamo sempre noi. E questa è la riflessione principale che troviamo secondo me all'interno del libro. C'è una leggera storia d'amore, in realtà viene non ha il ruolo principale, però è molto forte all'interno appunto del personaggio, dei sentimenti del personaggio principale, perché lui insegue da sempre una ragazza che senza sapere perché ne sia così attratto, quindi anche quello insomma c'è un po' un messaggio, scusate i rumori ma c'è il cane che sta giocando con un affarino di plastica, comunque c'è un messaggio insomma che ci dice che effettivamente quando siamo innamorati non importa se ci siamo scordati tutto, non importa che non ricordiamo più niente di chi siamo e di chi eravamo, ma conta quello che sentiamo all'interno. Per quanto riguarda invece il rapporto chiaramente tra i due ragazzi, è un'idea molto molto carina e mi è piaciuto vedere come i due si scambiavano non soltanto opinioni o comunque idee su appunto sull'indagine stessa, ma era bello sentirli anche parlare di sé, dei loro problemi, della difficoltà di comunicare con i genitori, con gli amici, di ciò che avevano vissuto in passato, di cose che li avevano particolarmente tormentati. I due praticamente diventano un po' dei confidenti e piano piano si innamoreranno e lo capiamo praticamente subito. E anche perché insomma appunto io pensavo non si incontrassero, in realtà loro dopo poco si incontrano, continuano a comunicare tramite il libro, però ecco, sanno qual è il loro aspetto. È una bella idea perché secondo me ha aggiunto un po' di romanticismo e un po' d'azione ad un libro che già di per sé era molto particolare. Chiaramente l'idea dell'indagine ci fa sentire un po' dei piccoli detective, cioè io ricordo di aver avuto da piccola un libro che era così, ogni pagina dovevamo scoprire un mistero osservando l'immagine che ci si presentava davanti e ogni indizio poi doveva portare ad una certa conclusione. E insomma mi sono ritrovata un po' in questo modo, cioè è un'avventura all'interno della quale uno si ritrova anche ad indagare su misteri di stato, su segreti inconfessabili, su storie d'amore che non hanno mai trovato uno sbocco. Insomma, è allo stesso tempo un gioco e un piacere leggere questo libro, perché alla fin fine insomma un po' d'avventura piace a qualunque età. In conclusione quindi io vi consiglio di acquistare il libro, lo so che costa 35 euro ma è li vale, ecco, quindi in ogni caso se avete intenzione magari di farvi fare un regalo o comunque volevate farvi un regalo, questo libro effettivamente merita, ecco, non è uno di quelli che appunto costano 20 o 25 euro e poi sono dei libri o scritti male o le cui edizioni non sono abbastanza curate, questo effettivamente
praticamente perfetto. Ho anche visto un'intervista appunto a J.J. Abrams e Doug Dost, non mi ricordo mai l'altro nome comunque, e appunto dicevano che erano preoccupati di non, che non fosse abbastanza reale. Poi quando l'hanno aperto e l'hanno sfogliato si sono resi conto di quanto effettivamente fosse stato fatto bene. Quindi niente, il libro, come vi ho detto, è carino da morire, è una sfida per ogni lettore ed è soprattutto un genere di scrittura totalmente diverso e che quindi può essere anche interessante, perché alla fin fine, insomma, i tempi vanno sempre avanti, ma soprattutto è un grande omaggio al libro cartaceo, perché comunque è un libro che effettivamente se non ce l'hai sotto mano non puoi capire quanto sia bello. A parte il fatto che secondo me hanno riprodotto anche l'odore del libro vecchio, che è meraviglioso, però in ogni caso è lì la cosa principale di quel libro, è il fatto che tu lo possa toccare, te lo possa aprire e tu possa sfogliare le pagine fisicamente, e quindi è un grandissimo omaggio al libro cartaceo che ha qualcosa in più, c'è poco da fare. Niente ragazzi, questo è tutto. So che vi avevo promesso di fare un video dedicato al club del libro, poi ho deciso di non farlo perché voglio comunque portare avanti anche il mio blog, che in ogni caso se no rimane indietro solo per dare spazio a YouTube. Quindi vi lascio sotto il link del primo articolo che ho scritto appunto sulla riunione del nostro club del libro, su quali libri abbiamo discusso e su quale dovremo leggere per il mese prossimo, quindi se vi volete unire a noi siete benvenuti. Io niente, come sempre vi dico di condividere il video, perché manca poco a 500 iscritti ed è pronto un mega giveaway per voi, quindi mi raccomando, condividete, iscrivetevi. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!